Banca e Sicurezza 2017, Abilab ha presentato il rapporto Sicurezza e frodi informatiche in banca. Quale scenario emerge? Dunque, nell'ambito delle analisi che abbiamo svolto sui dati del 2016, abbiamo uno scenario sicuramente molto positivo. Ci siamo focalizzati nei nostri approfondimenti sulle frodi che hanno visto il coinvolgimento dei canali internet e mobile banking, con una rilevazione che ha coperto praticamente tutto il settore, una rappresentatività insomma di circa l'89% in termini di rispondenti e di copertura degli utenti che sono online. Uno scenario positivo, dicevo, che infatti ha visto da parte delle banche un'azione molto importante e forte che ha consentito di bloccare oltre il 95% degli importi associati a delle transazioni anomale, con utenti che hanno perso poi denaro pari allo 0,0013% di tutti gli utenti attivi, cioè che hanno fatto almeno un'operazione nel corso dell'anno. Abbiamo analizzato il fenomeno anche rispetto ai diversi vettori di attacco. Chiaramente il phishing è sempre il modello che viene utilizzato per lo più dai frodatori, che puntano quindi non tanto o non soltanto a particolari vulnerabilità tecnologiche, ma anche al fattore umano. Quindi tendono insomma delle trappole agli utenti in maniera sempre più sofisticata, in modo che poi possano effettivamente cadere e svolgere delle anomalie o fornire dei dati o informazioni. Per questo sicuramente la prevenzione anche in termini di sensibilizzazione della clientela è un elemento chiave nel contrasto al crimine informatico. Il rapporto ha indagato in dettaglio le misure di prevenzione e contrasto delle frodi adottate dalle banche italiane? Le banche su questo sono molto attive da diverso tempo, lo dimostrano anche gli investimenti. Gli investimenti sono stabili o comunque in crescita da parte di tutti i rispondenti, quindi c'è un'attenzione molto forte a rafforzare, anche alla luce della spinta che viene dall'evoluzione normativa recente, a rafforzare quindi i canali di relazione con la clientela, ma anche chiaramente a proteggere i propri asset IT interni. A fronte di questi investimenti vediamo che le azioni si distribuiscono in tutta una serie di misure tecnologiche, quindi strumenti di monitoraggio delle transazioni anche molto evoluti, che riescono quindi in maniera tempestiva a rilevare delle anomalie, strumenti che sono in grado di verificare anche la presenza di malware ad esempio nei dispositivi utenti, ma anche una serie di misure di processo che si affiancano appunto alle azioni di carattere tecnologico e agli strumenti in possesso appunto delle banche. A questo si aggiunge, come dicevo, anche un'intensa attività di formazione interna. È bene che tutti i dipendenti, comunque dagli operatori ai vertici aziendali, siano costantemente informati rispetto ai rischi e alle minacce informatiche, e azioni anche di sensibilizzazione, come dicevo, della clientela. I nuovi meccanismi che abbiamo visto su scala nazionale e internazionale, infatti, puntano anche a raccogliere informazioni attraverso mail, spacciandosi per fornitori o anche per lo stesso vertice aziendale che richiede in maniera tempestiva dati o di fare determinate azioni. Quindi è importante che ogni singolo utente sia in grado di far scattare un campanello d'allarme per verificare, per valutare insomma che c'è qualcosa che non va.